è stato assolto dal tribunale di Sassari perché il fatto non sussiste. L'imprenditore ozierese di 34 anni, che era stato accusato di tentato omicidio e stalking dopo le ripetute denunce dell'ex compagna. La relazione burrascosa con la donna lo aveva portato a fine ottobre 2018 agli arresti domiciliari e il pubblico ministero aveva previsto per il 34enne una condanna di 5 anni e 4 mesi di carcere. Ieri mattina invece l'uomo è stato assolto. Il prossimo 20 settembre dovrà recarsi di nuovo in tribunale per difendersi dall'accusa di molestie, lesioni e minacce, anche in questo caso mosse dall'ex compagna. Anche lei però è stata accusata di tentato omicidio per aver accoltellato l'ex compagno la notte di Capodanno nel 2017 all'interno della loro abitazione ed è stata condannata ad un anno e 4 mesi di carcere, pena sostituita poi con i domiciliari e l'ausilio del braccialetto elettronico. Una storia più di odio che di amore tra i due, che negli ultimi 2 anni li ha visti protagonisti di numerose denunce e provvedimenti giudiziari. Presentata questa mattina, Laurea in Piazza, la 5ª edizione della festa universitaria per i neodottori. Sarà ancora Piazza d'Italia ad ospitare la cerimonia pubblica di proclamazione dei nuovi dottori dell'Università di Sassari, cerimonia alla quale il rettore Massimo Carpinelli tiene particolarmente. Domani 28 giugno sono attesi in piazza 606 laureati che si sono iscritti alla cerimonia dei 2100 che hanno conseguito la laurea nell'anno accademico considerato. La cerimonia prevederà, oltre alla consegna delle pergamene e all'atteso lancio dei tocchi al cielo, anche il premio al laureato più meritevole, che anche quest'anno prevede l'assegnazione da parte dell'Università di Sassari di un premio in denaro di 1000 euro al laureato con la migliore media di voti. Previsti inoltre 72 premi da 500 euro agli altri studenti tra i più meritevoli. Il programma prevede anche l'esibizione del coro dell'Università di Sassari, l'intervento del rettore Massimo Carpinelli e il saluto del sindaco Nicola Sanna. Quest'anno una parte della cerimonia sarà dedicata al conferimento della laurea magistrale honoris causa in lettere filologia moderna e industria culturale al nuorese Flavio Manzoni, senior vice president del design Ferrari. Nasce Confcommercio Professioni Nord Sardegna, il coordinamento delle associazioni di professionisti all'interno di Confcommercio sulla scia del progetto nazionale. Confcommercio Professioni intende costituire un riferimento per oltre 1.300.000 liberi professionisti che rappresentano circa il 6% degli occupati complessivi. Non è un organismo alternativo agli ordini ed associazioni professionali, bensì complementare per trattare trasversalmente tematiche comuni al lavoro autonomo, nonché offrire servizi per affrontare le sfide dell'odierno mercato del lavoro. Avvocati e ingegneri, consulenti finanziari, architetti, agenti assicurativi, guide turistiche, consulenti aziendali, professionisti nuovi e tradizionali, regolamentati e non, tutti riuniti in Confcommercio Professioni Nord Sardegna. Il nuovo gruppo è guidato dal geometra Fausto Fadda, che insieme all'avvocato Francesco Azzena e dal dottor Giuseppe Accardo, rispettivamente vicepresidente e consigliere, intende coinvolgere associazioni e singoli professionisti per creare una rappresentanza forte sul territorio e portare le istanze del settore del Nord Sardegna in tutti i tavoli territoriali, regionali e nazionali. Uno scambio alla pari di esperienza tra atleti e maestri, lo scopo dell'invito a Sassari del CUS Siena Scherma da parte del Circolo Schermistico Sassarese tramite uno stage della durata di 3 giorni. Presente il maestro del CUS Siena, Lio Bastianini, che ha tra le sue file la campionessa mondiale Alice Volpi. Buongiorno, sono Gianfranco Masia, il maestro del Circolo Schermistico Sassarese. Ci troviamo nella sala d'armi della società, la più antica dell'isola, fondata nel 1926. In questo momento stiamo assistendo ad un allenamento tra i ragazzi di Sassari e i ragazzi di Siena, che sono venuti appunto per uno stage che dovrebbe durare 3 giorni. La finalità di questa iniziativa è quella di riuscire a così trovare degli accordi con delle società del continente. La società di Siena è una delle più forti d'Italia, per cui sicuramente i nostri ragazzi avranno da migliorare e riuscire a capire quello che può essere il valore degli avversari.
Qui abbiamo anche il maestro del Cursiena, Lio Bastianini, maestro addirittura di Alice Volpi, la campionessa mondiale in carica. L'allenamento si svolge nell'arco di 3 giorni, mattina e sera, con delle pause, dove naturalmente poi saranno inserite anche così delle attività di discussione tecnica per quanto riguarda la scherma e poi anche delle attività così collaterali organizzate da noi, sempre per cercare di fare in modo che i nostri ragazzi socializzino con i ragazzi di Siena, in maniera tale che nel momento in cui magari ci si incontra alle gare nazionali si possa avere un conforto e anche un confronto in questo senso. Salve, sono Lio Bastianini, sono un collega di educazione fisica di Gianfranco Masia e faccio il maestro di scherma e direttore tecnico al CUS Siena, al Centro Universitario Sportivo. Ringrazio il maestro Gianfranco Masia che da alcuni anni mi chiamava spesso, viene a trovarci a Sassari. E siccome quest'anno è capitato che ero un po' libero e ho matrici sarde perché la mia nonna materna è di Bugerro nell'Iglesiente, è stata un'occasione per tornare a visitare la Sardegna e Sassari mi mancava. Ci vediamo spesso alle gare durante l'anno e quindi è stato un caso propizio, mi sono portato alcuni ragazzi dal CUS Siena, società che alleno ormai da 16 anni e per uno scambio di esperienze, perché come voi sapete il problema principale delle isole, no, della Sardegna in particolare, delle isole in genere, sono le distanze, per cui il confronto con altri atleti e con altre realtà è fondamentale, soprattutto in uno sport di combattimento come il nostro. Ed eccoci qua per questo scambio di esperienze. Si è conclusa la rassegna di appuntamenti dedicati allo judo che si sono svolti nella palestra della scuola numero 12 al Palasera dei Migni. Dal 19 al 25 giugno sono andate in scena infatti la Guido Sieni Judo Cup e il Guido Sieni Training Camp. La prima, valevole per il Trofeo Italia, ha visto la partecipazione di molti atleti della penisola che hanno lottato fino alla fine per ottenere il maggior numero di punti possibili per il ranking, che a dicembre permetterà poi l'accesso alle finali nazionali. Il Guido Sieni Training Camp invece ha permesso agli atleti della Nazionale Cadetti, guidati da Raffaele Toniolo, Alessandro Piccirilli, Alessandro Commi e Massimiliano Pasca, di prepararsi al meglio per gli europei di Varsavia in programma questo fine settimana. Ai nostri microfoni Stefano Urgeghe, maestro del centro sportivo Guido Sieni. Siamo con Stefano Urgeghe, un bilancio sulla Guido Sieni Judo Cup e anche sul training camp che si è svolto al Palasera dei Migni. Allora, per quanto riguarda quest'anno, quindi quinta edizione dopo la ripresa, dopo praticamente lo stop che c'è stato per circa 12 anni del vecchio trofeo internazionale, abbiamo cercato di mettere su questo trofeo, intanto soprattutto dedicandolo più ai giovani, anche perché riproporre direttamente un trofeo ai livelli in cui era arrivato il trofeo Sieni era improponibile sia per costi che per comunque ormai nel mondo si svolgono tanti Grand Prix a livello mondiale e quindi il Sieni 20 anni fa c'era arrivato senza che esistessero tutti questi grandi slam, però poi si è dovuto bloccare proprio per questioni finanziarie di supporto alla manifestazione. Quindi per quanto mi riguarda, per me è una piccola soddisfazione averlo già ripreso, quindi cercare già di rimettere su un meccanismo che si era ben assestato e adesso piano piano, dopo 5 anni, abbiamo avuto intanto la soddisfazione quest'anno di essere inserito come Trofeo Italia, quindi una gara valevole per il ranking nazionale dove gli atleti da tutta Italia devono partecipare per poter acquisire punteggio e potersi qualificare ai campionati italiani. E in più la soddisfazione anche di aver avuto la nazionale italiana cadetti, che tra l'altro oggi finirà la sua rifinitura prima di partire a Varsavia per poter fare i campionati europei. Dando la possibilità ai nostri ragazzi, intendo anche i ragazzi della Sardegna, di confrontarsi quindi con ragazzi di livello chiaramente europeo e mondiale, considerando i risultati di molti partecipanti che andranno, ripeto, questo fine settimana a Varsavia per poter fare le finali dei campionati europei. Ci saranno atleti sardi agli europei? No, allora, ripeto, anche la fascia cadetti come gli esordienti, c'è un ranking nazionale, internazionale, mondiale, a cui devi partecipare a
tutte le manifestazioni anche europee per poter acquisire TV. Questi sono tutti ragazzi che per fortuna loro hanno la possibilità di spostarsi dappertutto, anche in macchina, da Torino, da Milano, da Roma, a nostra differenza che siamo costretti sempre, abbiamo quella tassa fissa che è l'isola, quindi il mare da attraversare o in tutti i casi con delle spese allucinanti. Purtroppo ancora le istituzioni non ci mettono in condizioni di poter utilizzare o avere delle scontistiche particolari per lo sport, quindi siamo costretti a fare dei grossi sacrifici senza avere quella confronto e quella che normalmente i nostri avversari del continente hanno tutte le settimane. Mamoyada dal 28 al 30 giugno Mamu Mask. È il festival internazionale delle maschere che non mira solo alla promozione dei carnevali di Barbagia, ma spazia tra spettacoli, convegni, laboratori e buon cibo. Tutte le info e il programma completo li troviamo sulla pagina Facebook Mamu Mask. Dal 28 al 30 giugno a Cagliari, Isola Birra. È il grande festival delle birre artigianali giunto alla sua 8ª edizione che propone degustazioni, laboratori e punti food per i più golosi. Maggiori informazioni sulla pagina Isola Birra. Sabato 29 giugno a Priatu, Sagra di La Mazza Frissa. Degustazioni del famoso piatto povero della tradizione pastorale gallurese, poi animazione, musica e balli. Tutte le info utili le troviamo sulla pagina Associazione Turistica Culturale Pro Priatu. Sabattalla a Sanluri domenica 30 giugno. È la rievocazione storica della famosa battaglia di Sanluri negli stessi identici luoghi dove si svolse la guerra tra aragonesi e sardi. È organizzata dalla Proloco di Sanluri e dal Comune di Sanluri e per saperne di più possiamo visitare la pagina Sabattalla di Sanluri. Sabato 29 giugno a Nughedu San Nicolò, Sagra de Saspana Fittas. Tra animazione, stand e musica si potrà gustare l'antica ricetta a base di spianata accompagnata dalla pecora in umido come secondo piatto. Per saperne di più cerchiamo su Facebook l'evento Sagra de Saspana Fittas. Se volete segnalare o promuovere un evento, inviate una mail a info@sardinianlife.it. La società Sport Full Time informa che sono aperte le iscrizioni per la stagione 2018-2019. Per i nati nel 2010, 2011 e 2012 due lezioni prova gratuite. Per info e iscrizioni, piscine Lufangazzo al 328 43 320 16, sportfulltime@gmail.com oppure contattare le piscine Latte Dolce al 342 56 49 121. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, tutti i giorni alle ore 16, alle 18.30 e alle 23, il mercoledì e il venerdì in prima serata alle 20.45. L'Istituto Tecnico Industriale Angeli di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraleitangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale IT Angioi Sassari. Puoi anche iscriverci alla mail itangioi
www.tiss@gmail.com. Ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. L'amministrazione comunale di Tissi, in collaborazione con l'associazione turistica Proloco Tissi, è lieta di presentare Tissi, informazione, educazione e prevenzione, appuntamenti con la salute. Giovedì 27 giugno alle ore 18 al centro culturale, malattie della tiroide. La tiroide, parliamone. Chiacchierata con il dottor Antonio Falchi, medico nucleare AU, e il dottor Mauro Cuccu, radiologo ecografista. Frimmos, liberi di restare. A Bortigali il 29 giugno 2019 dalle ore 10, contro lo spopolamento dei piccoli comuni. Musica, dibattiti, testimonianze e sapori. Il Tennis Club Davis organizza un torneo amatoriale di tennis doppio maschile, settimo Memorial Toreginesu. La finale si disputerà sabato dalle ore 16. Speciale ballottaggio. La Confcommercio territoriale di Sassari e TeleG, la televisione di Sassari, presentano incontro con i candidati sindaco Nanni Campus e Mariano Brianda. Replica venerdì 28 giugno alle ore 22:15. Conduce Graziano. Allegra Goro, conduce Alfredo Nieddu. Giovedì 27 giugno alle ore 20:30 sarà ospite della serata la poetessa Minnie Apani. Una voce per Lyle, nel ricordo di Pierpaolo Fadda. Mai più sogni spezzati, artisti sardi per Lyle, a cura di Gianmario Virdis e Enzo Muguni. Sabato 8 giugno 2019 a Barumini, venerdì 28 giugno 2019 a Sassari. TG Informazione ed Approfondimento, orari di messa in onda dalle 13 alle 15:30, dalle 19 alle 20:45, ultima edizione dalle 23:30, e in onda 24 ore su 24 sul canale 115 di Libera TV.